Buonasera, bentrovati a Campionato dei Campioni. Da pochi minuti si è concluso il campionato di Serie A, tutto come previsto. L'Udinese ha pareggiato 0-0 in casa contro il Milan. Di Natale, tra l'altro, ha sbagliato un calcio di rigore, si è fatto parare il penalty da Amelia, si è un po' arrabbiato tra l'altro con il portiere del Milan. Andiamo subito a vedere la classifica con il Milan, che ha già vinto con 3 giornate di anticipo il campionato. La vediamo tra qualche istante. L'Udinese che accompagnerà l'Inter e il Napoli in Champions League. Udinese che naturalmente dovrà fare i preliminari di Champions ad agosto. In Europa League invece andranno le due squadre romane, la Lazio e la Roma, e il Palermo, che è detentore appunto, che è in finale di Team Cup. Per quanto riguarda gli altri verdetti, lo sapete già, la Sampdoria, il Brescia e il Bari sono retrocessi in Serie B Win. Bari che oggi però ha chiuso davvero dignitosamente la sua avventura in Serie A, vincendo per 4-0 addirittura a Bologna. Siamo pronti con la presentazione degli ospiti, con Jessica Tozzi. Tra l'altro, Jessica, ricordiamo subito il numero SMS e la nostra fanpage di Facebook, perché chiediamo ai nostri amici a casa di dare un voto alle prime 9 classificate di Serie A. Jessica, ciao. Buonasera Stefano, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, il numero è 336-7463-84 e la nostra pagina di Facebook invece è Odeon TV. Perfetto. Presentiamo i nostri ospiti. Oggi è qui con noi Carlo Genta, conduttore di A Tempo di Sport. Buonasera Carlo. Buonasera a voi. Dopo le dichiarazioni di quest'oggi di Moratti sui possibili colpi nerazzurri, cercheremo di saperne di più con Cristian Ricalcati. Buonasera Cristian. Questa manovra di disturbo dell'Inter è clamorosa su Pastore. Parleremo logicamente anche di Milan, lo faremo con Nicola Balzani. Buonasera Nicola. Buonasera, ecco i campioni. Per tutte le news di calciomercato ci affideremo invece ad Andrea Losapio. Buonasera Andrea. Finisce il campionato, inizio a lavorare io. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Dopo 9 mesi che non fa niente. È su Facebook fisso. Cioè, ragazzi. Alla postazione news invece troviamo Mauro Paloschi. Buonasera, buonasera a tutti. Che oggi ha seguito tra l'altro anche per noi a San Siro la partita dell'Inter, quindi poi ci mostrerà. Ha fatto delle interviste davvero carine ai tifosi dell'Inter, dopo le vedremo. E buonasera al nostro opinionista Giancarlo Besana. Buonasera a tutti. Va bene, tra poco ci collegheremo anche con Torino, abbiamo un collegamento speciale, lo faremo nel prossimo blocco per parlare un po' di Juventus. Sì, se vogliamo vedere la classifica per introdurci poi agli argomenti, eccola qui, la classifica finale del campionato di Serie A, la leggiamo insieme a voi. Milan 82 a più 6 sull'Inter e a più 12 sul Napoli, Napoli che ha pareggiato a Torino, davvero si chiude male l'avventura di Gigi Del Neri a Torino. Udinese 66 insieme alla Lazio, ma in virtù degli scontri diretti va l'Udinese in Champions League, la Lazio in Europa League. Poi la Roma 63, anche lei in Europa League. Juventus fuori dall'Europa, anche dall'Europa minore, insomma. Palermo in Europa League perché appunto, lo dicevamo, è arrivata in finale che si giocherà domenica prossima contro l'Inter a Roma, finale che seguiremo domenica prossima fino all'una di notte, tutto il post partita. Come dicevamo, retrocedono in Serie B Sampdoria, Brescia e Bari. Questa è la classifica finale. Dunque, la Juventus, nemmeno se gira i numeri, vince il campionato per 3 punti. Cioè, peggio di anno scorso. Cioè, peggio dell'anno scorso. E allora apriamo proprio con la Juventus, prima però una notizia che arriva dall'Inghilterra, una notizia ufficiale. Parleremo molto di mercato ma anche di panchine questa sera, perché c'è una notizia ufficiale: il Chelsea e Ancelotti si sono detti addio. Ancelotti però nella prossima stagione vorrebbe allenare in Inghilterra. Lo Sapio, battuta flash, dove allenerà la prossima stagione Carlo Ancelotti? Secondo me è la Roma. Alla Roma? Secondo me il West Ham invece. West Ham, ricordiamoci che è in Championship il West Ham, seconda divisione, voglio vedere lo stipendio di Ancelotti. Eppure molti addetti ai lavori dicono che Sabatini, il nuovo direttore sportivo della Roma, è già in Argentina per incontrare Bielsa che deve una risposta però al Siviglia entro martedì. Poi c'è Pioli, non dimentichiamolo. Poi c'è Pioli che l'abbiamo sentito poco fa in un'intervista. Dopo tutto questo giro, Ancelotti va alla Roma. Ancelotti va alla Roma. Carlo Genta, ne sai qualcosa di più? No, a me sembrerebbe strano vedere Ancelotti alla Roma, anche perché mi sembra che i programmi della Roma siano ancora abbastanza fumosi, cioè non si capisce bene quanti soldi hanno, che squadra vogliono fare, quindi mi sembra tutto piuttosto complicato. No, West Ham si è appena retrocesso in Championship. Vedremo, l'Arsenal, lo Sapio. C'è stata questa voce di
Però io Wenger lo vedo molto, ma molto usato. Come Ferguson. Però, esatto, però Wenger è arrivato quarto quest'anno. Ma fa niente. Vabbè, ma quarto, si deve fare preliminari, magari si becca l'Udinese. Complimenti a Mancini, invece, terzo posto e Champions assicurata. A proposito di stranezze, apriamo parlando di Juventus. Eccola. La stranezza è di ieri con il vecchio allenatore, ormai vecchio, Gigi Del Neri. Si sapeva ormai da settimane che non sarebbe stato più lui, il tecnico della Juventus, e va lui ad annunciare in conferenza stampa che la Juventus ha un nuovo allenatore per la prossima stagione. Carlo Gente, ci mancava solo che si mettesse lui l'ufficio stampa a scrivere il comunicato stampa. Era anche curioso, no? Con i ringraziamenti per il lavoro svolto. Carlo. È stato tutto molto strano, ma com'è strana questa stagione della Juventus. Da un lato vedevi Conte che smentiva ammettendo, no? E sono ancora allenatore del Siena. Lusingato, insomma, le solite cose. Ma Conte diceva non ho ancora firmato sostanzialmente, magari quello è anche vero. Dall'altro lato vedi Del Neri, che secondo me non lo sapevano da mercoledì, ma da un po' di tempo, che va in conferenza stampa sorprendendo tutti e dice va bene, mi hanno mandato via, 2 settimane fa era 100%, adesso diventa 0%, ma insomma mi sembra un teatrino che testimonia ancora una volta una società abbastanza debole. E dico abbastanza per non esagerare. Diciamo che Del Neri, secondo me, se avesse fatto tutti i punti dalla quart'ultima in poi di campionato, probabilmente sarebbe poi rimasto alla guida della Juventus, perché l'intenzione era quella di confermarlo. Poi sì, c'è stato questo crollo verticale. Però, una grande squadra fa così i piani, cioè affidandosi alle ultime 4 giornate di un campionato sbagliato. Non è da grande successo. Sì, però innanzitutto qui dobbiamo capire che la Juventus ha sbagliato a priori, nel senso tu ti affidi a un allenatore come Del Neri che dove è andato nelle grandi squadre, Roma, Porto, ha fallito. Addirittura il Porto non è durato neanche il tempo di una panchina perché è stato cacciato dallo spogliatoio. Nicola, il problema è che Del Neri almeno al Porto e alla Roma sulla panchina si è seduto. Conte no. Sì, Cri, però c'è anche da dire una cosa. Tu ti affidi Conte, per se ripartire. No, arriva a dicembre, dopodiché... Però se tu vuoi ripartire, se tu vuoi ripartire con un allenatore vincente, non puoi puntare su un allenatore che non ha esperienza a livello di grande club. O gli costruisci una squadra come ha fatto il Milan con Allegri, che anche lui non aveva esperienza ed è un discorso. Oppure vai su un allenatore come, ad esempio, Benitez, che sai che è un allenatore esperto. Allora, ma se tu vuoi prendere, se tu prendi Bastos e Pirlo e li metti Conte in panchina. Poi di mercato parleremo tra poco. Non cambia, secondo si te. Si parla di coerenza societaria. Cosa fare a Pirlo al centrocampo? C'è subito una mossa di mercato che Antonio Conte non gradirebbe. Intanto c'è una breaking news. Mazzarri che parla di un incontro con De Laurenti. Questi due fanno apposta per vedere che il Napoli deciderà il presidente. Napoli se non mi chiamerà, rispetterò il contratto. Queste le primissime parole di Mazzarri in una conferenza stampa. Besana, però rimaniamo su questa Juventus, su questa stranezza, no, di Conte, di Del Neri, pardon, che va ad annunciare in conferenza stampa che ci sarà un nuovo allenatore. Assolutamente buffo, ma l'unico che lo sapeva di essere sarebbe stato esonerato era Del Neri. Ora non capisco se ci era o ci faceva. Le ultime dichiarazioni, le penultime dichiarazioni erano francamente imbarazzanti. Di un uomo in lui ci credeva, secondo te? In difficoltà. Ci credeva di restare sulla panchina? Sì, ti ho detto, non so se ci faceva o ci era. Era evidente la sua posizione di debolezza totale e non credo che, come diceva, a differenza di come diceva Rosapio, che le ultime 4-5 partite potessero cambiare in qualche modo il suo destino. Il destino era segnato. Quindi è buffa la situazione, il modo in cui si è concretizzato l'annuncio, perché viene l'allenatore alla ribalta a dire non mi confermeranno, quando doveva essere la società a intervenire. Ecco, Andrea Eusebio in coordinamento ci propone questo titolo: sarebbe stato un dispetto di Del Neri nei confronti della società quello di annunciare lui stesso l'arrivo di un nuovo allenatore. Lo Sappio, tu che conosci bene le dinamiche di mercato. Vabbè, ma allora il problema è che c'è stato un incontro fra la Juve e il Siena, Perinetti, da una parte, mezza Roma questo dall'altra. Quando? Venerdì. E venerdì poi qualcuno ci ha detto fumata bianca, Conte alla Juve ed era finita così. Quindi alla fine Del Neri cosa poteva dire? Sì, c'è un nuovo allenatore, non sono io. Ma scusatemi, in base a che cosa Del Neri pensava di poter essere confermato? Cioè con un rush finale, facendo dei punti, arraffando magari
complice una crisi improbabile sì, Giancarlo, Roma, arraffando comunque anche lui era già da febbraio, si è reso conto che la situazione era piuttosto tragica sì, e però, comunque non sarebbe stato l'anno della Juve e poi probabilmente faceva un po' da parafulmine, tentava perlomeno di fare un po' di parafulmine per cercare di parare la squadra dai problemi che comunque, e poi la cosa che comunque allora andiamo da Jessica, poi continueremo il dibattito. Intanto invito i tifosi a scriverci via sms sulla nostra fanpage di Facebook. Tifosi juventini, siete soddisfatti di questa scelta di Antonio Conte? Jessica, fermiamoci perché vediamo il nostro super spot AXA.